Uè, ma siete diventate un po' delle signorine, eh? Ho sentito monti a casa a lei. Monti fo di coglioni, porca bestia, voglio sentire. Perché ne ho conosciuti tanti, di politici, ragazzi miei. Ma uno così triste, così austero, così professore e con un reddito così alto l'ho mai conosciuta in vita mia. Perché arrivano con lode, sono rigorosi. Ma avete visto le dichiarazioni dei redditi? 1,5 milioni lui. Porca bestia, le pensionate. 2,5 milioni la moglie. Porco cane. 7-8 milioni la Severino. Il più straccione dei pensionati riprende 500-600 mila euro all'anno di pensione. E vediamo il ministro che, del lavoro, che va in televisione a piangere perché ha dovuto toccare le pensioni. Poverina! È una vergogna, siamo di fronte a un governo che ha reso tutti più poveri. E lo senti in giro tra la gente che vede una pressione fiscale che non c'è mai stata. Siamo al record, il record della disoccupazione. Bravo, governo Monti, tutti applaudire. Un giovane su tre è disoccupato. Non abbiamo mai pagato la benzina, la luce e il gas come quella attuale. E ci propagandano che ci sono i blitz della Guardia di Finanza a controllare chi lavora, ma vanno in Terogna a controllare chi non ha mai lavorato e non ha mai pagato le tasse, non a casa nostra! Controllano, ma si dimenticano che probabilmente quando a qualcuno chiedi più del 50% di tassazione, quando uno lavora più del 50% dell'anno, oltre giugno uno deve lavorare per pagare le tasse. Forse l'evasione non è più solo un'evasione, è una legittima difesa di chi sta lavorando. Tutti devono pagarle, ma se qualcuno deve andare a fare delle verifiche, prima che qua inizi ad andare dove c'è tutta la filiera al nero, perché lo sanno tutti che se qui c'è una volta qualcuno che non scontrina, a Napoli lo scontrino è l'eccezione, non la regola. E proprio per questo, proprio per questa difficoltà, questa paura, la gente ha paura addirittura a spendere, perché ormai è diventato un reato spendere i soldi che sono frutti del proprio lavoro, la gente non spende più, c'è un calo del PIL, c'è un calo del gettito fiscale. E quindi io credo che dietro tutto questo c'è la possibilità che il paese salti. E quando c'è il rischio che un paese salti, la Padania ha tutto il diritto e il dovere di dichiararsi indipendente, perché è legittima difesa. Sentivo quando cosa cantavate durante la fiaccolata, esatto, è proprio così. Monti fuori dei coglioni, sì signore, questa è la verità. Ci spiace per noi che Berlusconi con noi ci ha dato i voti per fare il federalismo fiscale. Adesso Monti è l'antifederalista in persona, porta via tutti i soldi ai comuni, fa il contrario del federalismo e Berlusconi gli dà i voti. Vergogna Silvio, vergogna anche per te.